Ci troviamo in Val Chisone e precisamente in un vallone laterale, il vallone dell'Albergian. Oggi le condizioni meteorologiche non ci consentono di proseguire oltre. Una leggera nevicata, vento e tormenta ci fanno riflettere ed è meglio forse fermarci qua. Ma ciò non toglie che con un po' di fantasia possiamo volare in un'altra stagione, quella magari estiva. La pista forestale dei primi chilometri si trasforma in una elegante mulattiera. A circa 2400-2500 metri di quota troviamo finalmente una serie di bellissimi laghi, sono i laghi dell'Albergian. La zona è stata frequentata soprattutto alla fine dell'Ottocento dai militari che hanno costruito più in basso il ricovero dei laghi dell'Albergian e più in alto il ricovero del colle dell'Albergian. Lungo la mulattiera si possono notare i vari segni di presenza lasciati appunto dai militari che hanno svolto le proprie mansioni in questo luogo. Per qualche anno, a metà del XX secolo, il ricovero sottostante ai laghi è stato gestito come rifugio alpino. Arrivando ai laghi non è raro incontrare le mandrie al pascolo. Il lago più grande, quello collocato a una quota inferiore, è raro vederlo con un livello dell'acqua ridotto. Invece, gli altri laghi risentono maggiormente della scarsità dell'acqua. A volte si possono trovare in grave sofferenza o addirittura totalmente secchi. Oggi i laghi fanno parte di una zona speciale di conservazione che comprende un vasto territorio. Questa zona è riconosciuta dalla comunità europea per il suo alto valore ambientale e paesaggistico. Il paesaggio all'ombra del Monte Albergian, cima che raggiunge e supera di poco i 3000 metri, è davvero appagante e la presenza dei laghi trasmette un senso di tranquillità e di pace. Dopo questo volo fatto con la fantasia in una bellissima stagione, non ci rimane che scendere e tornare verso valle, sicuri che prima di tutto occorre osservare la sicurezza, la propria sicurezza. Torneremo un altro momento.